stiamo per presentarvi un nuovo ospite, nuovo proprio, nuovo di trinca, lavato proprio con Perlana anche, però prima ragazzi dobbiamo fare una piccola pubblicità, sponsorizzazione, prego. Questo programma è offerto da Quelli del Primo Piano. Ma chi non sarà? Ragazzi, questa voce che avete sentito migliaia e migliaia di volte, allora, oggi svegliamo, è Luca Violini. Oh, finalmente diamo un volto, no, a questa voce così questa importante voce. E così conosciuta, perché effettivamente il volto di Luca Violini non tutti lo conoscono. No. Eccolo grazie qua. A Dio, no, nel senso, perché dici così? No, nel senso che voglio dire, non c'è bisogno di meglio sentire che vedere. Guarda, è una delle domande che invece spesso rivolgono a me, che lavoro un po' nell'ambito radiofonico da tanti anni, è proprio questo. Dice, ma chi è questa voce? È bella, è bello, è brutto? Perché in realtà poi, adesso non entriamo nel merito del bello o brutto, ma sentire una voce e non avere il viso davanti della voce è una cosa che insomma desta molta curiosità, ancora oggi. Sì, desta curiosità, ma poi c'è anche sempre comunque, diciamo anche che molte volte c'è la delusione, poi vedere poi la persona dice, ma come, ma quella o quello che era che io mi aspettavo, ah è così, e dice non si può fare, come si dice, non si può fare, perché tu dici sembrava il meglio figo del bigondo, sì, sembrava il più figo o la più figa, come dire, figa, sì, sì. E invece poi ti ritrovi che insomma va bene. No, Luca Violini, allora intanto sono contento di vederti Luca qua. Grazie, perché noi ci siamo conosciuti più di 20 anni fa. Yes. Poi per una serie di vicissitudini ci siamo persi di vista. Sì. Tu bazzichi molto Roma, dove hai lo studio di doppiaggio, insomma, fai di tutto e di più, ma in realtà Luca Violini non è solo questo. E tu hai anche degli allievi sotto di te. Di cosa si tratta? Sì, allievi nei corsi che teniamo, peraltro qui in zona. Corsi aperti a tutti. Adesso ne sta per partire uno a marzo che verrà tenuto a Iesi. E appunto aperti per la comunicazione, per capire come riuscire in qualche modo ad arrivare all'altro, come dico sempre io, diventare i pontefici, costruttori dei ponti, ponti emozionali. Quindi questo è un po' lo scopo, cioè lo scopo che ci siamo dati, quindi non oltre che la panoramica sul doppiaggio, lo speakeraggio, tutto quello che è ovviamente il lavoro che uno fa tutti i giorni, ma essenzialmente andare a cogliere all'interno di quello che poi è un utilizzo nella vita di tutti i giorni, di tutti noi. Luca, senti, allora diciamo che ci conosciamo da oltre 20 anni, ci siamo conosciuti all'interno di radio, insomma per motivi commerciali, in realtà sei uno dei, dai, diciamolo senza così, non mi vergogno di dirlo, sei uno dei più gettonati in Italia a livello di voci da TV, gettonati sì, da TV nazionali, insomma gli spot più importanti che passano in TV, su Mediaset e Rai, insomma hanno la tua voce. Questo per dire, al di là del fatto che tu sia bravo, ma non era per darti così una slinguazzata, per fare un po' per essere lecchino, ma per dire che sei un'eccellenza, un orgoglio marchigiano. Di dove sei? Dove sei nato? Io sono nato ad Ancona, cioè, ma devo fare proprio la cosa, tutta la biografia. Cioè, la biografia. Nasce ad Ancona nel 1966. È proprio questo il tono. Ah, ma con questo tono qui, aulico ovviamente. Sì, certo, Luca Violini nasce ad Ancona nel 1966. Esattamente. In questa ridente cittadina sul mare. Okay. E poi sei finito in quel di Agugliano. E poi sono finito in quel di Agugliano. Io sono anconetano, marchigiano, orgogliosamente marchigiano, anconetano, italiano. Quindi. E poi finita ad Agugliano, anche lì orgogliosamente ormai agugliano. A tutti i livelli e niente, poi vivo fra Agugliano, Roma e poi giro per l'Italia nelle tournée, in tutte le cose che faccio appunto nei vari teatri italiani. Un po' in giro. Che poi in realtà la fama gli l'ha data proprio il nome Luca. Luca è un nome sì, che sì, la fame, la fame, la fame, la fame, la fame. Perché dici che si fa la fame, no? Ecco, no, tu potresti chiedere a Luca Violini. No, si guadagna un sacco di soldi, anzi lo dico a tutti, faccio un appello. Venite tutti a fare i doppiatori, gli speaker, fate quello che fanno loro, vedrete i soldi a palate. No, dicevo, proprio con le palate. Al nostro Luca Marchetti puoi chiedere a Luca Violini come si fa ad avere cosa? No, quando si è raffreddati, quando si sta male, cioè come fai, no? Ma normalmente c'è il effetto miracoli che io chiamo, che è quello che il tecnico del suono dall'altra parte mette. C'è un effetto miracoli che arriva però fino a un certo punto, perché poi il miracolo dopo un po' finisce certo, e non sei più miracolante. Certo. Miracolato.
E quindi, Cristiano, fai un miracolo per la mia voce. La voce, no, spruzzati un po' di qualcosa. Ecco. Ma è Cristiano che fa i miracoli. In teoria. Adesso fa lui il miracolo. È lui, faccio, è lui. Faccio le macumbe come mago do nascimento, insomma, visto che stiamo citando capitoli di pubblicità. Luca, allora, io anni fa ero in un teatro ad Ancona, non ricordo se fosse lo Sperimentale o che diavolo, comunque forse era la prima volta che tu interpretavi il Gabbiano di Jonathan Livingston. Diciamo un'opera che parla di libertà, che fa molto riflettere, eccetera. Sì. Tra l'altro il libro io ce l'ho a casa, l'avevo anche letto, però sentito e interpretato da te aveva decisamente tutto un altro sapore. È molto importante la timbrica di una voce, ma è molto anche importante l'interpretazione. Oggi questo è venuto un po' meno. Io adesso parlo un po' da addetto ai lavori, perché tu ne sei anche un po' dentro, ascolto le varie radio, le varie televisioni, eccetera, e vedo che l'italiano è un po' morto. Insomma, è un optional, sì, non so se anche tu questo lo constati. E quant'è importante la recitazione, la dizione, anche avere una certa base culturale, perché se tu non conosci le cose che poi vai a interpretare, come fai a dare la giusta interpretazione? Sì. La base culturale è molto importante. Attualmente, purtroppo, il livello culturale, dobbiamo ammetterlo in maniera molto triste, soprattutto noi italiani che eravamo la culla della cultura, è molto sceso. Quindi il livello culturale attualmente non ha più quella fame di crescita che aveva prima. Attualmente, purtroppo, stiamo in fase decadente. E come tutte le fasi decadenti, raga, che ve devo dire. Infatti sei decaduto anche tu, perché sei qui oggi con noi, quindi c'è stata una decadenza. No, con voi no, con voi no, con voi è la crescita. Con voi è la crescita. Troppo buono. Con voi è la crescita, no, è il problema. Giusto, perché siamo al primo piano. Ecco. Sì, sì, beh, è chiaro, siamo al primo piano, quindi siamo cresciuti rispetto al piano terra. No, il problema è molto serio invece, perché anche... purtroppo soprattutto chi propone cultura, chi propone arte, dovrebbe farsi qualche domanda in più. Molte volte chi fa questo non ha, diciamo, probabilmente le competenze adatte per poter scegliere certe cose e proporre certe cose, anche rischiando, perché una volta la cultura era rischio, cioè rischio di farti vedere una cosa dove anche magari tu puoi anche tirarmi cetrioli, pomodori. Attualmente il rischio non c'è più, è tutto molto assuefatto al ribasso, io dico, assuefatto al mediocre. Quindi sto tranquillo, propongo quel dato prodotto perché è sicuramente piace, è mediocre, però non arriva poi, non arriva il livello culturale, non arriva lo stimolo, non arriva anche quella capacità che io, a cui chiedo sempre a chi frequenta appunto i miei corsi, di arrivare a capire, cioè avere anche una capacità critica, dire no, non mi piace, mi fa schifo, non lo voglio. Quindi, e questo è un gran passo avanti. Attualmente c'è questo buonismo imperante, c'è questa fair play, quindi escono tutti fuori dal teatro col fair play, che è una cosa che mi manda in bestia. E questo... poi si corre anche molto, secondo me anche i tempi oggi sono molto compulsivi, quindi si corre, buona la prima. Come è andata, andata, sì. Invece non è così. Sì, insomma, questo anche nel lavoro, ovviamente. Non c'è cura nelle cose. Non c'è cura. È sempre un ti piace vincere, sì. Facile. Non c'è. Io c'è un mio carissimo amico che dice sempre: la buona creatività ha bisogno di tempo. Non ci si concede più il tempo. È vero. Non ci si concede più il tempo. Stavo spulciando il tuo profilo di Facebook e vedo corso avanzato di pronuncia, dizione, lettura, interpretazione del testo. Oh, accidenti. Sembra un programma di guerra. La guerra è guerra. Sì, questa è la guerra. Pronuncia, dizione, lettura, interpretazione del testo. La guerra barra bestemmia, insomma, in questo periodo storico. Vedi che leggi questa cosa dal monitor, ti fa un altro effetto. È vero. Vedi? Vero. È vero, lo guardo da qua e faccio. Boh. Potrei anche aggiungere. È roba mia quella là. Potrei anche aggiungere un me coglione. Me coglione. Ecco. Me coglione, pronuncia, dizione, lettura, interpretazione del testo. Senti, Luca. Ci vado pure io. No, domani mi ci scrivo. Veramente no. Farebbe bene a tutti noi, è sempre anche bene apprendere. E non si nasce imparati, bisogna anche avere l'umiltà di saper imparare ed ascoltare. Prima di farti interpretare un piccolo passaggio, Luca, dal Gabbiano di Jonathan Livingston. Jonathan Livingston. Vorrei chiederti questo, il tuo rapporto con i giovani, lo so, non è il tuo ruolo quello di dispensare consigli ai giovani o di fare il papà, però visto che comunque quando tieni questi corsi li incontri... Come no, ci sono i giovani e ci sono tante persone che vogliono migliorare. Assolutamente fuori da... Uh-huh.
come li vedi questi giovani? Cosa gli consiglieresti? Io dico, ragazzi, studiate, perché è l'unica via. Non vi mettete nell'ottica che ci hanno purtroppo proposto negli ultimi anni della serie, che ce vo, per fare qualsiasi lavoro ce vo. Soprattutto nel settore appunto artistico, dove tutto viene visto da lontano come vai là, basta che vado là, vado in televisione, ho svoltato. No, non hai svoltato. Se non studi, se non ti impegni, rimani sempre e comunque lì. Non succede nulla. Dovete studiare, approfondire. Non dovete avere paura di quello che vedete. Cercate di cogliere invece lo stimolo. Se c'è qualcuno dall'altra parte che può darvi qualche cosa, anche a costo di mettervi paura, seguitelo, non abbiate paura, però dovete studiare. Ce vo tanto, ragazzi, non è quello che si immagina tutto della serie, basta che vado là, il lavoro che fanno gli amici che ho qui intorno, i professionisti come loro, ce vo, non è che apri un microfono e parli, ce vo, il musicista è tutto quanto. Ce l'ho tanto. Condivido, e hai anche un cognome importante, Violini, che sta di te. Appunto, ho paura veramente di te, Luca. Sì. Beh, no, allora... però poi Violini è inquietante. Sì, ricordo che a scuola eravamo alle medie, Luca Violini, Roberto Flauti e Lorenzo Tamburi. Nella stessa classe. Che saluto i miei amici che saluto dell'epoca. Che scuola era? Alle medie, ad Agugliano. Ad Agugliano. Ci misero insieme e ricordo... poi come tutte le cose della vita, non so, il primo giorno di scuola delle medie, se ancora sei ragazzino, eccetera, sì. L'insegnante che fa il famoso appello, faccio l'appello, giusto, si chiamava l'appello? Sì, l'appello, sì. Quindi già parte e sento, dice Roberto Flauti, e ragazzi intorno, i miei amici che saluto, con cui ci vediamo molto spesso, grazie a Dio, e il gruppo del 66, ovviamente, e ricordo che questi amici, sai, tutti quanti... sai le risatine, certo, Roberto certo. Flauti eccetera, io lì per lì quando sentì Roberto Flauti ho detto posso dirlo porca puttana, sì. porca puttana toccherà pure a me, ma non sapevo l'arcano o l'argatto, come dicono a Roma, del prima di me, e vedo l'insegnante che arriva là e fa Lorenzo Tamburo, sento altre risate e poi fa l'insegnante stessa fa è Luca Violini, e a quel punto tutta la classe capito? Vabbè, insomma, la classe è veramente al completo, questa me la ricordo molto bene come inizio dell'anno scolastico, sì. E allora io congedo Luca Violini, lo ringrazio grazie a voi di essere venuto qua questa Luca. Domenica a trovarci, grazie, hai fatto anche un po' l'alzataccia perché so che di solito insomma ieri sera, siccome sto in prova, stavo in prova con l'Iliade, allora ieri sera ho finito un po' tardino, poi l'Iliade tutta boom, bam. Anzi vi invito, posso invitarvi? Come no, certo. Assolutamente. San Lorenzo in campo 11 marzo. San Lorenzo in campo 11 provincia marzo. Di Pesaro Urbino. Sì, è molto semplice anche arrivarci, sì. Uscite al casello di Marotta giusto, seguite per Pergola, la Pergolese sempre diritto, San Lorenzo in campo arrivi dritto, vai dritto. E allora saluto gli amici pesaresi. Chiudiamo e congeliamo Luca Violini con questo passo estratto proprio dal gabbiano di Jonathan Livingston. Grazie Luca intanto. Grazie a voi. Era di primo mattino e il sole appena sorto luccicava tremolando sulle scaglie del mare appena increspato. Ad un miglio dalla costa un peschereccio arrancava verso il largo e fu data la voce allo stormo. E in men che non si dica, tutto lo stormo buon appetito si adunò. Si diedero a giostrare ed accanirsi per beccare qualcosa da mangiare. Cominciava così una nuova e dura giornata. Ma lontano di là, solo soletto, lontano dalla costa e dalla barca, un gabbiano si stava allenando per conto suo. Era il gabbiano Jonathan Livingston. Io auguro a tutti voi di diventare dei gabbiani Jonathan Livingston. Ciao.